La Samp batte i calci di rigore il Notaresco, 7-6 il punteggio, ed accede ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. I tempi regolamentari si erano conclusi il punteggio di 1-1. La rete della Borussia Marchionni nel primo tempo aveva replicato Peroni al 31esimo della ripresa. Sia Antonioli che Epifani danno spazio a chi ha meno minuti nelle gambe, soprattutto il tecnico abruzzese che sfrutta il match di Coppa Italia per riassaggiare il clima campionato dopo lo stop dovuto ai casi di coronavirus avuti in squadra. L'ultima gara disputata dal Notaresco risale infatti allo scorso 31 ottobre a Fano. Tre titolari in campo per Epifani, Marchionni, Pesce e Gallo, con diversi calciatori fra cui l'ex Loviso e il capitano Speranza rimasti ad allenarsi in Abruzzo, ben 7 under invece nello starting five di Antonioli. La Samp parte subito bene, dal quinto è di Domenico Antonio ad impegnare centralmente Rapagnani. Ci prova poi anche Peroni, ma la sua conclusione è alta sulla traversa. È ancora di Domenico Antonio a rendersi pericoloso, ma questa volta non inquadra lo specchio della porta. La risposta del Notaresco è affidata a Frederick, che impegna nella respinta a terra Brandini. I rossoblù vanno vicino al vantaggio al 21esimo, sempre con di Domenico Antonio, il cui sinistro, deviato da Gallo, sfiora il palo. Le due squadre non lesinano l'impegno, con il Notaresco che risponde colpo su colpo. Gli abruzzesi si presentano alle parti di Abrandini, ma senza creare particolari problemi all'estremo difensore rossoblù. Ma al 41esimo il Notaresco passa in vantaggio. Errore di Cipolletta in disimpegno, Marchionni triangola in velocità con Gassama e conclude dal limite battendo Abrandini di precisione. Due minuti dopo la formazione abruzzese va vicino al bis con Blando, che impegna in due tempi l'estremo difensore di casa. Si va al riposo fra i fischi dello scarso pubblico rossoblù presente a Riviera. Nella ripresa la Samp parte convinta alla ricerca del pareggio, chiudendo nei primi minuti il Notaresco nella propria tre quarti. Gli abruzzesi si difendono con ordine, provando a colpire con le ripartenze, ma l'occasione migliore c'era proprio il Notaresco al 17esimo. Massetti si invola sulla destra, pescando Bana solo sul secondo palo, ma l'attaccante abruzzese calcia alto sulla traversa. Quattro minuti dopo è brava Brandini a respingere in angolo una mezza girata di Gallo. Sul conseguente corner il colpo di testa di Bana sfiora il palo. Il pareggio della Samp arriva al 31esimo con Peroni, abile a sfruttare uno scambio in velocità con Lisi e a battere Rapagnani con un destro preciso. Un minuto dopo Ferretti in rovesciata colpisce la parte alta della traversa. Ancora Peroni impegna a terra il portiere ospite. La Samp si getta in avanti alla ricerca del gol vittoria. Al 38esimo Cipolletta sfiora il palo di testa su punizione di Lisi. Il Notaresco finisce in 10 il match per l'infortunio occorso a Massetti. Nei 5 minuti di recupero viene annullato un gol a Cipolletta per fuorigioco e si va così ai calci di rigore. Infallibile la Samp dal dischetto, così come il Notaresco. Si va ad oltranza. Alboni segna, a Brandini pare il rigore di Gallo e permette alla Samp di conquistare il passaggio del turno. Il prossimo avversario rossoblù è il Canatese, sarà il sorteggio a decidere chi tra le due formazioni giocherà in casa. La squadra mi è piaciuta, soprattutto il secondo tempo, mi è piaciuta abbastanza, c'è stata quella reazione, quell'intensità che avevo chiesto, l'aggressione in avanti, e c'è stata e abbiamo secondo me meritatamente pareggiato e poi vinto i rigori. Comunque per il morale è importante anche questo, è un obiettivo comunque che abbiamo, la Coppa Italia, perché può dare una mano anche alla società in un eventuale futuro, quindi non dobbiamo sottovalutare niente, visto che in campionato in questo momento siamo molto indietro. Una partita da due volti, però primo tempo un po' titubante, ripresa un po' più gagliarda. Sì, hai detto benissimo, è quello che ho detto ai ragazzi nell'intervallo, cioè non avevamo fatto male, però sembrava veramente una squadra di ragazzini troppo giovani, perché mancava un po' di personalità. Poi nel secondo tempo invece c'è stata, i cambi sicuramente hanno anche aiutato e credo che comunque abbiamo passato il turno meritatamente. Ma grandissima indicazione, nonostante i 15 giorni dove abbiamo dovuto lavorare, per almeno 10 giorni lavoro in maniera singola, quindi non è semplice, vuol dire che ci siamo allenati con una grande applicazione e sono contento di quelli che hanno giocato di meno, hanno fatto una grande partita, vuol dire che la qualità della rosa, ma più che la qualità della rosa, la qualità del gruppo, vuol dire che è un gruppo importante, perché farsi trovare pronti in una partita del genere facendo una grande gara per l'allenatore è tutto riguadagnato. E c'è un po' di rammarico da parte nostra, perché secondo me sull'1-0 abbiamo avuto tre occasioni nitide per portarci sul 2-0, però rimane una buona prestazione, rimane una bella partita e quindi noi dopo 15 giorni era più importante riprendere a giocare e proiettarsi già domenica, che abbiamo una partita importante.